contributo da parte della comunità per aiutare Don Louis è l'appello lanciato da Don Pier Giorgio Sanchioni, parroco di Tavernelle e Serrungarina, per dare una mano al sacerdote che a settembre dovrà rientrare in Congo dopo 4 anni passati a servire la parrocchia e la comunità. Come abbiamo fatto con gli altri sacerdoti, pensiamo sia giusto e bello aiutarlo, ha spiegato Don Pier Giorgio. Non siamo ricchi, ma tutti possiamo fare qualcosa per chi è più povero. In Congo, Kananga, dove andrà, c'è bisogno un po' di tutto, ma fondamentalmente penso che una macchina sarà indispensabile. Allora abbiamo pensato di fare una raccolta e il 4 settembre alle ore 19 facciamo una messa così insieme di ringraziamento, di saluto, e per quel giorno raccoglieremo, o chi non l'ha fatto, questo contributo, questo aiuto che ho messo anche nell'IBAM della nostra parrocchia di Tavernelle. Ritorno in Congo molto soddisfatto di questa bellissima esperienza missionaria che ho fatto in Italia, ha raccontato Don Louis, che prima di arrivare a Tavernelle ha passato 6 anni come parroco ad Arquata del Tronto, vivendo anche l'incubo del terremoto. Sono stato anche io colpito da quel terremoto del 2016 e poi ho perso tutto, come tutti i miei parrocchiani, e poi dopo non avevo più la parrocchia perché tutto è stato distrutto, anche la mia macchina. E finalmente ho fatto la richiesta, ho incontrato una signora di Tavernelle che era venuta a Arquata per fare il servizio della protezione civile, e poi mi ha visto che stavo così senza posto, senza fare niente. Mi ha detto: ma guarda che lì da noi c'è il posto. Mi sono sentito veramente a casa, mi sono sentito accolto da tutti. Infatti tutti mi hanno voluto molto bene. Dopo 4 anni passati a fianco di Don Pier Giorgio, Don Louis è pronto per il suo ritorno in Congo. Lì, ha spiegato, andrà ad insegnare al seminario ed avrà anche la parrocchia. Una sfida, spiega, ma che affronta con il sorriso stampato sul volto. Le sfide sono tante, quindi c'è tanto da fare. Le chiese nostre, le nostre parrocchie non hanno niente e quindi bisogna rifare tutto. Ad esempio io, adesso quando torno lì, loro pensano che questo viene dall'Italia, dall'Europa, e quindi è ricco. Allora magari il vescovo ti manda una parrocchia non dove c'è niente e tu devi rifare tutto, anche comprare il letto per dormire. Ma la cosa più importante è la macchina per il servizio pastorale, perché da noi, sai, la parrocchia ti prende da Tavernelle fino a Ascoli Piceno, e quindi ci sono le comunità. E senza un mezzo di trasporto è difficile di raggiungere il popolo di Dio. Vorremmo cercare di coinvolgere più persone possibili in questo gesto di solidarietà, ha concluso Don Pier Giorgio. Diceva Santa Teresa di Calcutta: chi aiuta un uomo aiuta il mondo. Speriamo che ognuno aiuti qualcuno.